Benvenuti amici, io sono Salopimp. Oggi giochiamo al primo Toca Kitchen. Un po' di tempo fa ho portato il 2, è stato divertentissimo, quindi presumo che anche il primo sia divertente quanto il secondo. Quindi andiamo su... Ma è per gli adulti sto gioco, no? Niente, clicco su play, vediamo un po'. Esattamente come nel secondo, andiamo a scegliere chi è sfamare. Non lo so, prendiamo sto tizio qua. Sembra un po' Mr. Bean. Salve, Mr. Bean. Allora... Sembra il primo. Ha le braccia un po' serpeggianti. Va bene così. Le sta uscendo del sangue dal naso. Va bene così? Va bene così. Io mi sto zitto. Le servo semplicemente del cibo. Allora, dobbiamo prendere gli ingredienti. Fatemi capire qua. Ok. Ah, nel frigo abbiamo anche le calamite. Aspetta, aspetta. Non mangia. Non ti ho dato niente da mangiare ancora. Nel frigo abbiamo delle calamite. Va bene così. Allora, la cucina. Fammi vedere la cucina. Abbiamo la possibilità di... cuocere al microonde, poi la padella, la pentola. Grafica un po' strana, però va bene così. Allora, che ci cucino? Che c'è l'acqua che bolla? Aspetta, torniamo indietro. Allora, prendi, che cosa vuole mangiare? Qua possiamo scegliere di tutto. Noi possiamo fare qualsiasi cosa, praticamente. Le diamo da mangiare dei broccoli. Allora, abbiamo solo questi ingredienti in frigo. Vabbè, prendiamo i broccoli. Ok, no, no. Te lo vuoi mangiare così, crudo? Te, mangia. Come, ti piace? Fa un po' schifo, però... Gli piace, attenzione. Allora, proviamo sempre il broccolo, però glielo... Guarda come lo guarda. Sembra attratto dal cibo, sembra che non mangia da 6 mesi. Allora, andiamoglielo a bollire prima, forza. Bolliamo un broccoletto, così. Se non sbaglio, potevamo prendere... più di un cibo alla volta. Almeno nel 2 era così. Il broccolo non lo so, è pronto. Come faccio a capirlo? Potevamo anche tagliarlo, nel dubbio. Vabbè, è pronto. Come lo scolo. Pronto, fumante. Te lo metto sul piatto. Mangia. Un po' di sale. Aspetta. Ta, 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 ta. Un po' di pepe. E te lo puoi Pepe. E te lo puoi mangiare. Questo cos'è? Sotto c'è niente? No. Tieni, mangia, buon uomo. Mangi, è un po' caldo. Gli piace. Cioè. Allora, proviamo, non lo so, i funghi. Però stavolta tagliamoglieli. Allora, coltello, andiamo ad affettare i funghi. Questo. Qua siamo su un ninja fruit. La fruit ninja, non ninja fruit. Ok, fungo tagliato. Dopodiché, te lo vuoi mangiare così? Fammelo cucinare prima. Padella, oh, diamogli una saltatina. Tac, tac, tac. Ok. Adesso, cosa mettiamo accanto ai funghi? I funghi così nudi e crudi? Non credo che... Quello li mangia lo stesso, però... Ma io posso decidere la cottura oppure no? Cioè, mi si toglie la padella nel momento in cui sono cotti oppure do fuoco alla cucina? Fatemi capire. Pronti? Aspetta, lasciali lì. Non ti leccare i baffi, per favore. Mettiamoci accanto qualcosa. Gli mettiamo, non lo so, delle patate. Facciamo patate e funghi. Allora, andiamo a tagliare le patate. Tec, sempre Fruit Ninja. Come la taglio? Non si taglia, la butto in aria. Fruit Ninja, e via che taglio la patata. Ok. Tac, tagliato un po' grossolanamente, però a lui piace così. Poi andiamo a... Come gliele cucino queste patate? Le mettiamo sempre in padella. Gli diamo una saltata anche alle patate. Dopodiché possiamo aggiungere anche qualche altra cosuccia. Inventiamo i nostri piatti. Però gli ingredienti mi sembrano un po' pochini rispetto al 2, no? Non lo so. Mi sembra che nel 2 ce ne fossero un po' di più. Va bene così. Forza. Cottura direi che è perfetta. Come le piglio le patate? Posso saltarle? No. Posso fare niente. Posso semplicemente guardare le patate che si sbruciacchiano. Vabbè, pronto. È pronto. Come si scolano qua le cose? Prendo la spatola. Oh, messo sul piatto, per favore. Ok. Mi è caduto un pezzo di patata sul tavolo. Lei è buono, non ci faccia caso. Allora, mettiamo... Questo cos'è? Che vorrei capire che cos'è prima. Della pasta. Metta a cuocere la pasta. Se di pasta si tratta, a me sembra un pezzo di legno. Però, sempre dettagli. Che cos'è? Che cos'è? Sembra un pezzo di legno. Vabbè, a lui piacerà lo stesso. Chi se ne frega. Sembrano, non lo so, spaghetti di soia incordati. Che cacchio è sta a fare qua? Pronto. Gli fa schifo. Senta, buon uomo, se lo faccio andare bene perché oggi a pranzo devo mangiare questo. Se ne faccia una ragione. Ok, mangi il pezzo di legno. Gli fa schifo il pezzo di legno. Le patate gli piacciono. Oh, le patate gli piacciono. Gli facciamo saltare il cibo in aria e lui li prende al volo. Tec. No.
Però che lo seguo con gli occhi. Al volo, no? È proprio lo do imboccare. Che è un bambino di 2 anni. Imbocchiamo la gente. Fatto. Fatto. Non mi faccio andare cibo per terra che poi devo spazzare io. Mangi un po' di sale anche nel dubbio. Pigliati il sale in bocca. Anche il pepe. No? Va bene così? Qua ci sono dei pezzi caduti in giro. Li prenda anche se sono pieni di germi. Chi se ne frega? Mi ripulisca tutto. Fatto, fatto. Va bene così. Questo è sazio. Direi di cambiare personaggio. Andiamo a sfamare, non lo so, la tizia qua, la ramoscellotta. Salve, tocca a bocca. Gli ingredienti sono sempre quelli, quindi non lo so. Prendiamo un pesciolino. Aspetta che... Te lo do crudo, vediamo. Non gli piace, meglio così. Allora, andiamo a... Non lo so che... Lo metto al microonde. Lo tagliuzzo prima. Lo tagliuzzo. Ok, anche la testa. Faccio il brodo di pesce. Lo capisco che ti fa schifo. Dammi un attimo. Lo vuoi saltato in padella? Ok, me lo dice lei. Allora va bene così. Gli saltiamo con tutta la coda, giustamente, perché non si butta via niente. Io sono un ristorante che... Io non risparmio su nulla. La coda la do da mangiare pure. Tra l'altro tagliato proprio a regola d'arte, pezzettini piccolissimi, e la coda proprio intera. Buono, posso aprire il ristorante, ragazzi. Allora, è fatto. Saltato. Perfetto. Quindi alcuni danno anche delle richieste. Già va benissimo. Mi va benissimo. Direi che è pronto sto pesciolino qua. Sta prendendo fuoco. La coda proprio non esiste più. Però... va bene così, lo vuole ben cotto la signora. Me l'ha detto stamattina, prima che io aprissi il ristorante. Mi ha detto, senta, mi deve servire un pesce un po' più cotto la prossima volta. E così sto facendo. Va bene, va, come esco, ok. Questo gli piace, un po' di sale. Un po' di sale e un po' di pepe. Vuoi altro? Hai altre richieste da fare? No, sei pronto con la forchetta, quindi te mangiati pure la coda intera. La coda intera che gli piace. Non mangialo il cibo. Fai il cagnolino e prendi le cose al volo, per favore. Ok. Ok, fatto. Fatto, ok. Mangiato, è soddisfatta. Da lì come ride e si lecca pure le labbra. Vuoi altre cosucce? Non lo so, ti posso dare non lo so, che lì do un limone. Lì do un limone. Come lo vuoi sto limone? Gli potevo mettere il limone effettivamente nel pesce. Però sempre dettagli. Glielo taglio. Tagliamo. Lì c'è qualcos'altro pure. Mettiamo del pepe pure, no. Tagliamo, tac, fettine di limone. Tac, tac, ta, 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 ta. Fruit ninja. Ok, ecco. Il limone glielo metto qua. Che cos'è? Lo frullo. Faccio un frullato di limone. E quindi che ci facciamo poi con questo frullato di limone? Tra l'altro vi vibra anche il cellulare, quindi è come se stesse effettivamente utilizzando un frullatore. Direi che va bene così. Adesso che ci facciamo con questa poltiglia? Ci possiamo aggiungere questo che è un uovo. Che ci aggiungo? Patate e limone. No, la carota. Ci aggiungo una carota. Aspetta che te la taglio prima. Brutto se tagliamo la carota. Tagliamo la carota. Fatto, la carota. Mi è saltato il limone. La carota cruda va bene così. Dopodiché ci aggiungo una salsiccia. Questa te la scotta, aspetta. Aspetta che te la salto in padella. Tec. Gli facciamo fare un giretto in padella alla salsiccia. Tra l'altro cuoce anche sopra dove non tocca la piastra. Quindi va sempre detta, io ho la cucina magica. Ok, cotta, salsiccia. Direi che questo ti piace, no? Un po' di sale. Il limone invece, frullato di limone, quella mangia tutto. Insomma, un po' disgustata, però la mangia lo stesso. E la carota cruda fa bene a tutto. Pure al cervello, pure alla mente, pure alla memoria. Va bene così, forza. Ingurgita mezzo mondo, ok. Allora, io ricordo che nel secondo c'erano effettivamente più ingredienti. Qua abbiamo pochissime cose. Allora, sfamiamo cos'è? Un lupo, un cagnolotto qua. Salve, buon uomo. Mamma mia, com'è possente. Abbiamo pochi ingredienti, devo dire. Gli facciamo stavolta un uovo. Glielo faccio come? Bollito? Glielo faccio al microonde, così gli esplode. Esplode quest'uovo lì dentro, sicuro. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non esplode, strano. Un uovo fatto al microonde che non esplode, tra l'altro intero. Vabbè, lo posso prendere. Non è tanto convinto, devo dire. Mi sa che non gli piace al microonde. Aspetta che te lo bollisco, va. Gliel'ho cotto 2 volte sto uovo. Saprà praticamente di cemento. Vabbè, poi cotto. Aspetta. L'uovo è un uovo, tra l'altro, gigante. Sarà di struzzo. Metti il sale e daglielo da mangiare. Ti piace? Fa un po' schifo.
Lui che non dice nulla, lui mangia e basta. Allora, gli diamo il pomodoro. Pomodoro, gli faccio una bella insalata, quindi glielo taglio. Tac 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 tac. Ok, pomodoro fatto. Gli aggiungiamo due carotine, sempre tagliate a regola, sempre d'arte. Fatto. Dopodiché manco l'insalata, cioè un broccoletto. Gli mettiamo un broccoletto su via, un broccoletto. Come glielo taglio però stavolta? Broccoletto tagliato. A me Cannavacciuolo mi fa un baffo. Allora, mettiamo il broccoletto crudo, bollito. Glielo bollisco, va. Facciamo due salti in acqua. Ok. E te lo puoi mangiare. Un po' di sale. Tanto sale. Ti verrà proprio la pressione a 6.000. E tanto pepe, il pepe, il pepe. E tantissimo pepe. Oh, morirà. Morirà da qui a poco. Tac. Sempre impassibile come non so che. Però lui mangia, lui ingurgita tutto. La bocca non la apre, mangia con il naso probabilmente. Ok, sfamate anche questo. Se ne può andare, per favore. Niente, non paga nessuno, tra l'altro. Vabbè, andiamo a sfamare anche l'ultimo cliente, il gattino. Cos'è? Un gatto, una volpe, un gattino, ok. Al gatto gli diamo il pesce, scusate. Crudo, il gatto mangia il pesce crudo. Ti piace? Sì, direi di sì. Però prova anche qualcos'altro. Proviamo questa cosa che ancora non ho capito che cacchio è. Glielo metto al microonde. Ma non ho capito che sono alghe. 10. Le metto qua assieme all'uovo. Cotto sempre al microonde. Aspetta, non avere fretta. Al microonde accendo. 10, 9. Un uovo cotto al microonde intero dovrebbe esplodere. Non accade tutto ciò. Va bene così. Allora, un uovo con della pagliuzza. Vediamo se gli piace la pagliuzza. Non gli piace. Che cacchio è quell'affare lì? Che me lo metto in frigo, però non gli piace. L'uovo gli piace. E niente, ti do un pezzo di carne. Cruda no. Non lo so, la taglio. Cubetti di carne. Tac 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 tac. Ok. Dopodiché gliela salto sempre in padella. Insomma, il 2 secondo me è fatto meglio. Che ne pensate voi? Nel 2 abbiamo più ingredienti e forse ci sono anche più strumenti in cucina da poter utilizzare. Sale, anche se ai gatti non va, e il pepe. E via, mangiati sto bocconcino che è fantastico. Proprio fatto piatto 5 stelle. Piatto 5 stelle. Ok, no, mi è saltato un pezzo. Ecco, è ritornato. Tepi, mangia. Mangia l'ultimo pezzo. Soddisfatto anche questo cliente. Vabbè ragazzi, gioco, questi giochi a me piacciono un casino, i giochi di cucina, mi piacciono un casino, di pizza, mi piacciono così. Quindi mi raccomando, come sempre lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video!